Pace bene, bentornati al nostro appuntamento con i santi. Oggi è il 2 maggio e noi celebriamo Sant'Atanasio. Ascoltiamo. Atanasio nasce intorno al 295 ad Alessandria d'Egitto, da genitori cristiani. Ebbe un'educazione classica e fu il più intrepido difensore della fede nicea contro l'eresia di Ario, che negava il mistero della Santissima Trinità. Fu discepolo di Sant'Antonio Abate, alla cui scuola apprese l'esercizio della virtù ed una magnanima fortezza d'animo, che sarà il suo baluardo contro le molteplici persecuzioni dei suoi nemici ariani. Intanto Sant'Alessandro, patriarca di Alessandria, ammirato della santità e della scienza del giovane Atanasio, lo volle con sé e dopo non molto tempo, vedendo in lui mirabili progressi nell'interpretazione delle sacre scritture, lo ordinò sacerdote. Come diacono e suo segretario, accompagnò nel 325 il vescovo Alessandro al concilio di Nicea, radunato dall'imperatore Costantino, nel quale venne solennemente definita la consustanzialità del figlio con il padre, cioè Gesù è figlio di Dio e quindi è Dio anche lui. Alla morte di Sant'Alessandro, dovette per volontà di tutto il popolo occuparne la sede episcopale. Tutta la sua opera fu rivolta alla lotta contro l'arianesimo. Venne esiliato 5 volte, ma il suo amore per Gesù era troppo forte. Negli anni di pace che si intervallavano tra un esilio e l'altro, scrisse molte opere dogmatiche, con cui difendeva la fede cattolica. Morì il 2 maggio del 373, a 76 anni. Dopo 45 anni di governo forte e duro contro i suoi avversari, meritò il titolo di Grande per la forza di carattere dimostrata contro gli ariani e la potenza imperiale. La sua grande sapienza teologica, più che dagli studi, gli venne dall'incontro con i suoi maestri cristiani, che testimoniarono il martirio durante le persecuzioni di Diocleziano e soprattutto dall'incontro con il grande Sant'Antonio. Nella sua celebre Vita di Antonio, egli riporta un insegnamento del suo grande maestro. I demoni sono astuti e pronti a ricorrere ad ogni inganno e ad assumere altre sembianze. Spesso fingono di cantare i salmi senza farsi vedere e citano le parole della scrittura. A volte assumono sembianze di monaci, fingono di parlare come uomini di fede per trarci in inganno mediante un aspetto simile al nostro e poi trascinano dove vogliono le vittime dei loro inganni. Sant'Atanasio spese molte delle sue energie nel cercare di correggere un'opinione che noi chiamiamo eresia, che si era diffusa a quel tempo e che era l'arianesimo e che voleva cercare di dimostrare che Gesù non fosse Dio, non avesse una natura divina. Quanto è importante anche ai giorni nostri ribadire questo concetto, anche perché come una piccola tentazione ogni tanto possiamo essere tentati di considerare questo un piccolo dettaglio marginale. Ma sentiamo il nostro Papa che cosa ci ha ricordato. Dio ha voluto condividere la nostra condizione umana al punto da farsi una cosa sola con noi, nella persona di Gesù, che è vero uomo e vero Dio. Ma c'è qualcosa di ancora più sorprendente. La presenza di Dio in mezzo all'umanità non si è attuata in modo ideale, idilliaco, ma in questo mondo reale, segnato da tante cose buone e cattive, segnato da divisioni, malvagità, povertà, prepotenza e guerre. Egli ha scelto di abitare la nostra storia così com'è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi. Così facendo ha dimostrato in modo insuperabile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di amore verso le creature umane.
Il fatto che Gesù sia veramente Dio e che abbia scelto di incarnarsi dimostra ancora una volta e sottolinea in maniera potente quanto siamo importanti per Lui, quanto ci consideri Suoi figli e quanto sia disposto a fare pur di averci per sempre con Lui nel Regno dei Cieli. Allora non perdiamo questa grandissima ed importante conoscenza teologica di Cristo che è vero Dio. E per tutti coloro che magari neanche danno peso e importanza a questo dettaglio, che non è un dettaglio, abbiamo detto, della vita di Cristo, ecco, invochiamo la protezione di Sant'Atanasio che possa lui illuminare i nostri cuori. Sant'Atanasio prega per noi.